Il paradiso delle signore, spoiler dal 6 al 10 marzo, in procinto di sposarsi in Argentina. Il paradiso delle signore 7 va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Le anticipazioni del paradiso per gli episodi dal 6 al 10 marzo raccontano che Ezio e Veronica saranno d'accordo a provare a rintracciare Carlos in Argentina. Mentre Irene costringerà Alfredo a tenere nascosta la loro storia. Adelaide, intanto, sarà furiosa con Vittorio per aver fatto pubblicare il pezzo di Diletta nella rivista. Nel frattempo Ezio scoprirà che Carlos sta per sposarsi a Buenos Aires. Le commesse inizieranno a intuire che Elvira nutre un interessamento per Salvo. Mentre Roberto proporrà a Mario di aprire un locale assieme. La contessa, infine, confesserà a Ludovica di avere una storia con Marcello, nel frattempo sembrerà volatilizzarsi il sogno di Gloria di poter coronare il suo sogno d'amore con Ezio. Veronica e Teresio saranno d'accordo nel provare a rintracciare Carlos in Argentina. Matilde, dopo aver appreso i piani del coniuge, non riuscirà a rivelarli ad Adelaide. Mentre l'obiettivo di conseguire la patente da parte di Elvira uscirà allo scoperto. Irene costringerà Perico a tenere segreta la loro relazione, nel frattempo il commendatore Umberto e Ludovica saranno sempre più infastidite dalla liaison tra la contessa e Barbieri. Ezio e Gloria continueranno ad incontrarsi lontano da sguardi indiscreti. Adelaide, invece, sarà furiosa con Vittorio per aver permesso la pubblicazione dell'articolo scritto da D'Ambrosio. Gallo chiederà al giovane amato di aiutarla a prendere la patente, mentre Roberto vorrà aiutare il suo amato Mario ad aprire un locale tutto suo. Teresio, intanto, scoprirà che Carlos sta per sposarsi a Buenos Aires, quindi dirà a Gemma di aver intenzione di partire alla volta dell'Argentina per incontrare il ragazzo. A casa Colombo arriverà la chiamata della nonna di Carlos, ovvero la signora Garcia, che vorrà parlare con Ezio. Veronica scoprirà che anche Gloria è a conoscenza dello stato interessante di Gemma e non la prenderà bene. Mentre Armando si accorgerà della relazione tra Cipriani e Perico. Ezio dirà a Gemma che il dialogo con la signora Garcia è stato oltremodo umiliante. Tanto da farlo optare per non partire più. Le Venere inizieranno a capire ciò che prova Elvira per Salvo, nel frattempo Matilde avrà un'idea per calmare un coro di manifestanti contro l'articolo di Diletta. Landi, successivamente, proporrà a Oradei di aprire un locale assieme, mentre vi sarà un duro scontro tra Veronica e Gloria. Adelaide, invece, sarà costretta a confessare a Ludovica di avere una storia con Marcello. Matilde non riuscirà a dire a Vittorio ciò che sta tramando Tancredi, Ezio e Veronica. Infine, faranno in modo che Gemma non diventi una ragazza madre, mentre Gloria sembrerà veder scomparire il suo sogno d'amore con Teresio.